Allora, adesso la parola a Gabriella Pistone, che ci dice cosa pensa lei, oltre che cosa pensa Mercedes Bresso, partito del socialismo europeo. Sì, infatti io quando devo dire la sostituzione, no? Mi sembra sempre un po' problematica, perché voglio dire, ognuno è dotato di un proprio pensiero, però io sono felice di essere qui non al posto di Mercedes, ma per conto di Mercedes, nel senso che mi ha pregato di non di essere qua presente, perché lei ci teneva davvero molto, purtroppo ha dei problemi piuttosto seri, e le facciamo per questo credo tutti gli auguri. Quindi grazie a voi da parte sua dell'invito. Io credo che Mercedes non abbia, ecco, questo lo dico veramente a nome suo, perché mi sembra più che corretto farlo, si impegna a portare avanti l'iniziativa dei cittadini europei a livello istituzionale, diciamo con un'adesione costante e convinta, come ha sempre dimostrato, e non senza tentennamenti da questo punto di vista. Io vorrei entrare, mi sembra che sia Alessia Mosca sia il collega Savini abbiano già espresso abbiano dato anzi il quadro nel quale ci si muove in Europa, ci si sta muovendo in Europa. Io credo che, e questo appunto sicuramente il gruppo socialista democratici dell'Europa, ma come abbiamo sentito anche il gruppo dei popolari, in effetti in Europa le divisioni sono molto meno tra virgolette forti a volte, e quindi si converge più su una linea politica e non sulle divisioni partitiche tra virgolette, ma in ogni caso sicuramente il gruppo socialista democratico crede nell'importanza di dotare l'Europa di un bilancio proprio, e il bilancio significa che le entrate di bilancio della UE debbano essere indipendenti dal PIL. Questo deve essere chiaro, questo purtroppo è avvenuto in maniera deludente per ora, perché siamo addirittura scesi sotto, ci siamo attestati all'1% del PIL, quando addirittura l'obiettivo, come diceva la Mosca, era l'1,24 minimo, quindi semmai dovevamo salire e non scendere, e invece siamo scesi. Quindi io credo che ci sia da considerare una revisione delle entrate di bilancio della UE, e quindi dotare sostanzialmente la UE di risorse proprie, own resources, come dicono i tecnici, diciamo, e vadano, e qui appunto l'idea vostra è quella, nostra, permettetemi di dire, è quella di andare a riempire questa piccola cassaforte o grande cassaforte con le tasse sulle transazioni finanziarie e la carbon tax. Io credo che a questo si possa aggiungere qualunque altra idea brillante che possa venire in mente a tutti noi, a ciascuno di noi sicuramente. Io penso che questo sia un punto di partenza assolutamente serio. Ecco, io quello perché dico è che comunque forse questo progetto non è un progetto così a breve scadenza, cioè intendo dire, non ritengo che ci siano le condizioni per avviarlo immediatamente, e serve appunto un'azione di di affermazione, di riaffermazione in un contesto che è ancora, io ritengo, non così evoluto, diciamo. Io parto da due piccole considerazioni, poi sono assolutamente celere nel mio intervento. Io credo che
oggi come oggi, con il quadro europeo, il bassissimo tasso di cittadini che vanno a votare. Quindi un coinvolgimento che non viene sentito a livello europeo. Il fatto che questa proposta, che è ambiziosissima e che vuole portare 1 milione di firme all'attivo per poter presentare al Parlamento un progetto di legge che sia effettivamente, come dire, che faccia, abbia un iter. E questo è importante perché a livello europeo queste cose sono davvero, cioè sono legittime, poi hanno le gambe per continuare. Il tema è come arriviamo a 1 milione di firme, perché io credo che, secondo me saremmo sciocchi se non lo vedessimo, che c'è una delusione, tra virgolette, tra la gente, tra i cittadini, che non ci credono più, che hanno, perché cresce la disoccupazione, cresce la povertà, c'è un calo dei consumi, ci sono investimenti insufficienti, ci sono tasse, inutile dirlo, che affogano anche i cittadini ma anche le imprese, e qui va detto, quindi soffocano in gran parte l'economia. Allora io credo che in attesa di un'Europa politica, che non solo ci deve essere ma che tutti auspichiamo, probabilmente io credo che dovremmo fare un'azione ancora, mi permetto di dire, culturale, perché se non sfondiamo a livello culturale l'ambiente dove dobbiamo far crescere queste nostre idee, queste nostre convinzioni molto sane, molto giuste, ma che non trovano terreno fertile, perché abbiamo problemi a raccogliere le firme, diciamocelo, abbiamo problemi a raccogliere consensi. Allora io credo che l'azione, adesso qui lo diceva, figuriamoci, Bobbio, che è un grande personaggio del passato, io dopo che lei ha ricordato tutti i nomi del passato, uno si sente una formica rispetto a questi giganti che hanno voluto e progettato l'Europa in tutti i modi e che l'hanno, se vogliamo, costruita. Ecco, la politica molto spesso divide, la cultura ci può unire. Allora dico, ci sono delle cose che vanno proprio, anche l'appello, voglio dire, questo appello ha un problema di essere poi davvero, come dire, accettato e soprattutto arrivare all'obiettivo. Oltretutto l'obiettivo va raggiunto in tutti i paesi europei, non solo in Italia, e non solo a Torino, e non solo in Piemonte, ma va a livello europeo e deve essere, credo, le firme devono essere proporzionali al peso dei paesi. Quindi io credo che oggi sia necessario oltrepassare un po' questa convinzione, che è la convinzione nostra, di tutti coloro che sono qua, io penso, perché a sentire le parole bellissime peraltro di Levi, che ci ha un po', come dire, ci ha riconfermato, no, tutte quante le nostre idealità e convincimenti, oggi bisogna passare dalle parole ai fatti, assolutamente dare gambe a quello che è. E io condivido assolutamente l'appello al Parlamento europeo. L'unica cosa, ci tengo a precisarlo, a dirlo, nell'ultimo capoverso, anzi nel, c'è scritto: la rete informale New Deal 4 Rio dovrebbe dunque assumersi il compito di impostare, io non dico dovrebbe, deve, vuole assumersi, non al condizionale ma al assolutamente affermativo, perché se siamo i primi noi a essere tentennanti il dovrebbe non va bene. Lo dico, lo do come suggerimento, e penso che bisogna essere assolutamente propositivi. E come dire, io do ancora un'indicazione, veramente poi chiudo, bisogna come, cioè il momento di agire, io dico come, quando e dove. Allora, quando? Da subito, anzi da ieri. Dove? Appunto a Torino, in Europa, in Italia, dappertutto. E come? E come? Io vorrei dire tra i cittadini, ma l'obiettivo, io penso che se si lavora si deve lavorare online oggi.
oggi non si può pensare di lavorare, sì, si fanno le firme, io stessa me ne prenderò dei moduli, li raccoglierò insieme in mezzo agli amici, alle persone, ai conoscenti, li manderò in giro, eccetera, ma l'online credo che sia appunto uno dei punti più importanti per coinvolgere anche i giovani, che devono essere i protagonisti di questa iniziativa, perché sono è il loro futuro, perché qua si parla di costruire un'Europa aperta, inclusiva, in un momento in cui stanno montando i nazionalismi che sono l'esatto opposto di quello che noi vogliamo e cerchiamo. Grazie. Grazie. Non è una concorrenza nel senso vero dell'etimologia, allora adesso la parola è Oliviero Allotto dei Verdi Europei, che rappresenta se stesso ma anche Monica. Ma sì, intanto appunto mi presento, io sono Oliviero Allotto, sono il portavoce nazionale di Green Italia ed ero candidato alle scorse europee, ero testa di lista nord-ovest e come sapete i Verdi non hanno eletto nessuno e pertanto neanche io naturalmente eletto banalmente. E mi fa molto piacere l'invito di quest'oggi perché conferma un po' quello che io ho provato a dire in campagna elettorale. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale fortemente europeista come Verdi, abbiamo voluto candidarci perché pensiamo di essere una famiglia europea in Italia oggi non rappresentata per tante vicissitudini, ma siamo un interlocutore a livello europeo. Il Partito dei Verdi europeo fortunatamente conta, è il quinto gruppo in questo momento al Parlamento, per cui siamo a tutti gli effetti un interlocutore. Io sarò molto breve perché tantissime cose sono già state dette. Io credo però, noi in campagna elettorale siamo tra le forze che hanno sottoscritto il documento, lo stiamo portando avanti, credo anch'io che oggi lo sforzo più grande e più importante sia quello di raccogliere le firme, da un lato, ma il passo successivo è ricordarsi che ci sono degli eletti e che forse la concorrenza, come diceva Salini prima, può essere anche un valore, ma a me spesso preoccupa, perché poi nelle audizioni di questi giorni, mi dispiace che siano andati via Mosca e Salini, per cui lo dico a voi, nelle audizioni di questi giorni Juncker non sta andando nella direzione che ci siamo detti tutta la mattina, cioè è inutile illudersi che ci sia una convergenza su quello che è stato detto. Il dibattito banalmente sullo sforamento del 3%, le parole di Renzi di ieri, che ha fortemente sostenuto quello che sta facendo la Francia e quindi la volontà di superare il 3%, ben venga, è giusto, ma deve essere discusso in un'ottica politica, non deve essere lasciato al caso. Non è che la Francia può sforare il 3% perché è giusto che lo faccia, perché il passaggio successivo sarà la Germania che dice ognuno faccia quello che vuole, e quindi si utilizza un termine, ma il rischio è quello, il rischio è che di nuovo la sovranità prevalga. È giusto lo sforamento, ma se è concordato in un'ottica comunitaria, se no il rischio è di nuovo che la sovranità prevalga. Io credo che la cosa molto forte, molto interessante del New Deal che proponete, della petizione, sia da un lato il messaggio che ci tengo a dire al politico, cioè il fatto che finalmente, è che una delle tante cose che in Italia non è percepita, cioè finalmente il Parlamento europeo, nella bellissima introduzione Devi lo diceva bene, con la riforma, con Lisbona, ha la possibilità di essere un protagonista a tutti gli effetti. Ma questo, di nuovo, nella scorsa campagna elettorale non è venuto fuori. Il Parlamento europeo quest'anno è stato, e gli elettori europei avevano la possibilità in qualche modo di dare un ruolo alle famiglie politiche europee che hanno poi nominato, ha vinto Juncker al termine di un percorso molto lungo ed effettivamente che va nell'ottica federalista, ma non è sufficiente, non è sufficiente se poi durante le elezioni questo Parlamento effettivamente andrà in quella direzione. La cosa che credo sia molto forte di questa proposta è, da un lato, che deve partire dai cittadini, ed è stato detto benissimo prima con enfasi, vanno raccolto milioni di firme. Su questo io mi collego alla forza del documento. La forza del documento è quella di mettere un po' i piedi nel piatto della politica, primo perché parla di risorse economiche, cioè non si, lo diceva anche bene prima, non si fanno le nozze che fischi secchi, non si può pensare che l'Unione Europea sia un ente effettivo di questo scenario politico se non ha delle risorse proprie. La sovranità nazionale di fatto sta andando in quella direzione. Il fatto di dire sì, aumentino le risorse proprie del Parlamento, ma non soltanto a parole, perché di nuovo purtroppo
dibattito sul bilancio è stato, a parte, completamente azzerato, perché non è che in Italia si sia parlato a lungo di questo tema, ma di fatto poi si è arrivato a una quota ridicola del 1,24%, cioè nulla, e si va verso, io temo, una riduzione. Per cui è stata una sconfitta, va bene, il prossimo Parlamento come discuterà questa cosa? Per cui la forza della petizione è proprio quella di parlare di risorse, di dare una soluzione concreta per individuare un modo per dare delle risorse effettive al Parlamento. Ma il passaggio successivo credo che sia proprio quello di far ripartire l'economia, cioè di creare un New Deal, che noi chiamiamo Green New Deal, perché pensiamo che debba essersi sostenibile, ma debba essere anche fortemente verde, green, perché sennò il rischio è che si venga detto che l'unica soluzione sono le infrastrutture, cioè l'unico modo per far ripartire l'Europa sono le infrastrutture possibilmente costruite a caso. Mi spiace che Salini sia andato via, perché è interessante quello che, il ragionamento che lui faceva sui porti, però la sensazione che si ha, di nuovo almeno lo scorso Parlamento con Le Pen, con le opere strategiche, e di parlare di tutte le opere, far partire i cantieri pur che partano e non fare un ragionamento su cui sul merito possiamo anche avere idee contrapposte. Ma allora è un asse fondamentale l'asse Rotterdam-Genova, perché le merci ormai passano da lì, o è un asse strategico in un momento di carenza di risorse il corridoio Lisbona-Kiev? Magari siamo non la pensiamo, io credo, nello stesso modo, ma almeno è un tema. Ma nel momento in cui si parla di Green New Deal o di deal sostenibile, come veniva detto prima, si dovrebbe parlare di un'idea diversa di economia, che non può pensare di fare posti di lavoro soltanto costruendo opere, ma questo per dare un piccolo spunto. E secondo me questa è una cosa che viene detta, perché si parla di risorse, ma si parla di risorse ad esempio legate alla carbon tax. Ma la cosa che mi piace di più, e concludo, è proprio l'approccio politico di dire: facciamo ripartire un'economia, facciamo ripartire l'occupazione giovanile, e l'occupazione in particolare quella giovanile, in questo modo andiamo a contrastare i populismi e la spinta fortissima anti-europeista che in Italia abbiamo avuto in campagna elettorale all'ennesima potenza, mi permette di dire, da parte di tutti i partiti, perché poi purtroppo la campagna elettorale europea, al di là di singoli candidati, ho avuto la fortuna di fare la campagna elettorale, appunto penso a Bresso, che non lo dico, insomma c'è un rapporto di stima e amicizia, ha parlato tutto il tempo di effettivamente Europa, e l'hanno fatto molti dei candidati, ma a livello nazionale, tanto il PD quanto Forza Italia, quanto Grillo, il tema era l'anti-Europa o al massimo la visione delle elezioni europee su carattere nazionale, e quindi la proposta di utilizzare, scusate la dico un po' velocemente, utilizzare l'Unione Europea anche come strumento di crescita occupazionale, un modo concreto per poi dire l'Europa non è, è un'Europa dei cittadini che effettivamente può aiutare anche in quella che poi banalmente la crescita dell'occupazione, perché poi io sono convinto, e concludo davvero, che l'aumento dei populismi da un lato e dall'altro l'aumento della forza anti-europeista sia data anche da un periodo di crisi. Non è un caso che poi purtroppo l'Austria in questi giorni non solo ci stanno dicendo anche cose diverse, ma comunque l'aumento dei populismi è superiore nei paesi che stanno vivendo la crisi grande, cioè penso anche solo all'Italia e alla Grecia, che hanno scenari politici completamente diversi, ma purtroppo hanno spinte repulsive drammatiche nei confronti del populismo e contro l'Unione Europea. Allora la risposta può essere l'occupazione, ma allo stesso tempo un'Europa federalista che si deve costruire tutti i giorni. Non si può pensare di parlare di Europa soltanto il giorno delle elezioni e poi di fatto dimenticarsene nel dibattito. Penso ai, ci sono 10 temi che il prossimo Parlamento, la prossima Commissione dovrà occupare e che purtroppo non occupano il dibattito dei giornali. Cioè, se io penso al TTIP, che cambierà la vita concretamente delle persone, è un tema di cui sui giornali non sentiamo parlare. I giornali secondo me non rappresentano più i cittadini, c'è una riflessione interessante su questo, però allora se c'è una società civile che ha voglia di fare delle cose, provi anche a rivendicare il ruolo dell'Unione Europea. Grazie, Revolo. Grazie all'otto. Mi sembra che le risposte che abbiamo avuto dai parlamentari europei e dai rappresentanti degli europarlamentari invitati sono sicuramente interessanti e vanno nella direzione, sembra sia pure con sfumature diverse, inevitabile, di un sostegno all'idea appunto che l'Europa, come diceva Lucio riprendendo Paolo Schioppa, sia protagonista dello sviluppo quando gli Stati membri sono invece costretti a gestire l'equilibrio delle finanze pubbliche. Cioè o l'Europa fa una politica
diciamo, keynesiana per intenderci, o non è certamente in grado di svolgere il suo ruolo, né tantomeno, mi sembrano giuste le osservazioni che abbiamo sentito, riprendere, come dire, nel cuore dei cittadini europei una capacità di identificazione, di consenso, e che sconfigga i ripiegamenti sovranisti, nazionalisti, eccetera, per non dire di peggio. Quindi una grande sfida dove economia e politica si sposano fra di loro. E fatto questo giro di tavola con i rappresentanti, diciamo, di partiti e politici, che ringrazio ancora, adesso sentiamo la voce del sindacato. Sono qui con noi i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, di Torino e Piemonte, non so, Torino e, però, più bene di la UIL, la UIL, la presa Piemonte. Dov'è il collega della UIL? Ecco, sono sicuro. Sì, no, che sono il CGL e il CISL, sono tra le organizzazioni promotrici dell'ICE, naturalmente, e sono, rappresentando il mondo del lavoro, io continuo a pensare che lo rappresentano, anche se con qualche acciacco che andrebbe rimediato, ma insomma, sono cose vere. Credo che abbiano un interesse fondamentale in questo progetto, che si pone strumento di un rilancio della crescita dell'occupazione in Europa, e quindi diceva proprio Juncker l'altro giorno in un suo intervento che c'è un 29esimo Stato membro dell'Unione, che è quello rappresentato dai 27 milioni di occupati, e il sindacato è ben piazzato per saperlo. Ora, adesione all'ICE, però ci vuole anche una mobilitazione, perché questa idea dell'ICE e in generale, diciamo, di un progetto di rilancio dell'economia e dell'occupazione in Europa, è per imporsi ha bisogno di avere un sostegno. Ora, io so benissimo che CGIL e CISL e la stessa Confederazione Europea dei Sindacati, di cui fanno parte con tutti i sindacati rappresentativi dei 28 paesi europei, si battono e hanno avanzato anche delle proposte. Dicevo prima che proprio lunedì a Roma c'è un incontro dei sindacati europei, che sarà l'occasione per sottolineare richieste che vanno, come dire, nella stessa direzione dell'ICE. E tuttavia voglio dire a loro che, avendo una forza organizzativa importante, sarebbe un segno negativo se la raccolta delle firme dell'adesione all'ICE non raggiungesse l'obiettivo. Resterebbe valida la proposta, l'eco politico e sociale che solleva, avremmo fatto comunque un passo avanti, ma insomma qui c'è una sfida a tutte le organizzazioni promotrici, quindi non soltanto a loro. Abbiamo qui con noi poi rappresentanti di altre associazioni della società civile che di vario tipo che sostengono, però di certo il movimento sindacale mi aspetterei che fosse, come dire, l'asse portante anche di la raccolta non tanto di firme, ma del consenso dei lavoratori e dei cittadini in generale. Ma insomma, sentiamo cosa hanno da dirci. Comincerei da Enrico Valfre della CGIL. Intanto buongiorno a tutti e ringrazio per averci dato l'opportunità di partecipare a questa discussione. Utile avere ascoltato i parlamentari europei e utile poter interloquire rispetto a questa iniziativa che noi sosteniamo, e anche con le proposte che lunedì presenteremo a Roma insieme alla CES, insieme ai sindacati europei. Prima si diceva che non ci sono più i leader in Europa che c'erano prima, e qualcun altro però ricordava forse la cosa più preoccupante, perché è vero che mancano i leader, probabilmente però manca tra le persone quel sentire comune e quell'idea di appartenere non soltanto a uno Stato, nel nostro caso l'Italia, ma questa idea di appartenere all'Europa, che rende difficile anche per un'organizzazione come la nostra, poi quando ci sono iniziative di questa natura, sostenerla e farla vivere tra le nostre persone. E credo che l'idea, sentire comune,
nei confronti dell'Europa sconti la crisi sicuramente e sconta le scelte che in Europa sono state fatte in questi anni. Se penso, quando parlo con le persone che rappresentiamo, che vengono nei nostri uffici, che sono sui luoghi di lavoro, l'Europa viene comunque vissuta come quella che di questa crisi è responsabile e non come quella che nella crisi ha dato delle soluzioni che ci hanno permesso di migliorare le condizioni. Penso a questo e penso che anche gli ultimi interventi, che sono interventi in passato, ma anche gli ultimi interventi che si stanno facendo nel nostro paese, che vengono presentati, penso agli interventi sul mercato del lavoro, che vengono presentati come interventi per recuperare un po' di flessibilità dal patto di stabilità europea e quindi per permettere in qualche modo al nostro paese di crescere, sono di nuovo però degli interventi che fanno nel sentire comune delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori, ma anche dei pensionati, fanno un po' perdere di vista l'idea che l'Europa possa essere qualcosa che invece ci aiuta a migliorare la nostra condizione. E allora questa raccolta di firme, ma anche le scelte che noi, le proposte che noi stiamo facendo, vanno in questa direzione, nel dire che le politiche di austerità o le politiche di rigore che l'Europa ha messo in campo non possono continuare ad essere sostenute. Questo non vuol dire, come ricordavano altri, che non ci debbano essere regole che devono essere mantenute, perché altrimenti appunto, no, il dibattito di questi giorni, la Francia che dice che non rispetta il 3%, ogni Stato che quindi pensa di tornare a risolvere autonomamente le proprie difficoltà, vuol dire però provare a ragionare di una diversa flessibilità dei parametri europei e vuol dire pensare che se si vuole uscire dalla crisi non si deve continuare con politiche di riduzione di risorse, ma si devono attuare degli investimenti. Si devono attuare degli investimenti e si devono fare delle politiche che a partire dall'Europa possano creare occupazione. Perché la nostra impostazione è che se si crea occupazione si alimenta la domanda e quindi in questo modo si può anche avere una ripresa dell'economia e si può anche uscire da questo tunnel della crisi. Quindi, invertendo diciamo un po' l'idea per cui prima si fanno politiche per creare sviluppo e l'occupazione viene dopo, e noi vorremmo che a partire dall'Europa si invertisse questa cosa. Lunedì i sindacati europei si incontreranno a Roma, la proposta della CESA ha molti punti di contatto con l'iniziativa dei cittadini europei. In particolare, appunto, a partire dal cambio delle politiche austerità, noi chiediamo che ci sia un piano straordinario di investimenti europei per l'occupazione, in particolare giovanile. Anche in questo caso, appunto, ci poniamo il problema delle risorse, perché poi Juncker ha detto 300 miliardi, non sappiamo dove li prende, sicuramente 300 miliardi in 3 anni per noi sono insufficienti, tanto che la nostra proposta è quella di fare 250 miliardi all'anno per 10 anni di investimenti per rilanciare l'occupazione e lo sviluppo in Europa. Dove recuperare le risorse? Da una parte recuperarle anche da risorse che ci sono già, perché qualcuno diceva non ci basta un maquillage, no? Un make-up, un utilizzo diverso delle risorse che già ci sono, ma sicuramente anche una parte delle risorse che già ci sono possono essere utilizzate. Allora noi diciamo che devono essere recuperate le risorse utilizzate dei fondi strutturali europei, che è vero che sono risorse già in campo ma sono inutilizzate. Recuperare risorse, e questo può farlo soltanto un'Europa autorevole, dai bilanci dei paesi in attivo. Riproponiamo anche noi la tassa sulle transazioni finanziarie, che ha senso soltanto se fatta a livello europeo e non dei singoli paesi. Proponiamo anche che venga fatta una patrimoniale sulle grandi ricchezze, perché poi l'altro fenomeno a cui abbiamo assistito in Europa è la polarizzazione dei redditi verso l'alto e verso il basso. Penso all'indagine fatta da Piketty che ci dice che la nostra Europa sta tornando a una distribuzione della ricchezza che è quasi come quella dell'Ottocento, con delle rendite finanziarie molto elevate per qualcuno e un aumento della povertà per altri. Quindi proponiamo, per recuperare questa situazione, una patrimoniale sulle grandi ricchezze e sulle rendite produttive. Chiediamo che gli investimenti produttivi siano scorporati dal patto di stabilità e quindi che tutte le spese che vengono fatte per gli investimenti possano essere considerati al di fuori del patto. E poi pensiamo che debbano essere utilizzati alcuni strumenti come l'Eurobond, i project bond, cose che anche nell'ICE ci proponiamo.
Credo che la tassa sulle emissioni di CO2 sia un altro dei punti importanti, perché ci fa ragionare di un'Europa che si preoccupa non solo del presente ma anche del futuro, e quindi queste risorse che noi proponiamo di recuperare in questo modo devono essere secondo noi utilizzate, lo diceva già qualcuno prima, non finanziando qualunque cosa ma attraverso alcune scelte concrete in alcuni settori. Allora sicuramente noi diciamo che devono essere utilizzate settori ad alta tecnologia e con un alto tasso di ricerca e sviluppo, perché questo può essere una delle prospettive per il futuro dell'Europa, nell'ICT, nell'accesso alla banda larga, nell'accesso alla comunicazione, all'informazione, anche per fasce di popolazione che oggi non sono, sono escluse. E poi pensiamo che sia importante ragionare anche su produzione e trasformazione dell'energia e anche su politiche sociali, tenendo conto di un'Europa che invecchia e tenendo conto di un'Europa che deve preoccuparsi di politiche di integrazione dei migranti e magari provare a riconsiderare anche il posizionamento di una parte dell'Europa rispetto al Mediterraneo e fare delle politiche di inclusione per un'Europa che invecchia, attraverso politiche attive, diciamo così, nei confronti dei migranti, può ragionare sul proprio futuro. Penso che i paesi da soli non possano farcela, noi sosteniamo appunto l'idea dell'Europa, e l'idea dell'Europa però, come si diceva, può realizzarsi soltanto se si riparte dal basso e se si riparte da una partecipazione attiva. Siamo stati un po' richiamati anche da Maria Grazia Borgna, no? Che ci ha invitati a questo convegno perché la raccolta delle firme non sta andando anche tra le nostre persone così come invece meriterebbe. Penso che anche a partire da oggi noi riprendiamo l'impegno a raccoglierle. Per quanto ci riguarda faremo il 10 un attivo con un migliaio di persone, però abbiamo pensato di raccoglierle non cartacei ma di provare a mettere 4-5 computer in modo da far firmare direttamente le persone su internet, perché è molto più semplice, abbiamo visto che è anche molto più efficace, lo diceva già qualcuno prima, usarlo è un metodo utile. Per concludere vorrei dire questo: credo che tutte le scelte che l'Europa deve fare devono, secondo me e secondo noi, avere un filo conduttore comune. Devono essere scelte che agiscono nel presente, però devono guardare al futuro. E allora, perché l'Europa abbia un futuro, ci deve essere un'Europa che risolve il gravissimo problema della disoccupazione, che fa delle politiche per l'occupazione, e io sono d'accordo con quello che veniva detto prima, cioè anche una fiscalità europea che possa aiutare anche ad intervenire su politiche che sia di assicurazione alla disoccupazione ma anche di sostegno all'occupazione, attraverso una fiscalità che però non è lasciata soltanto ai singoli stati. Penso che debba essere importante riaffermare un'idea di Europa e di lavoro di qualità, e penso che l'idea di sviluppo e crescita che ci proponiamo anche con questo piano di investimento per l'Europa debba però guardare alla sostenibilità, alla salvaguardia dell'ambiente, perché appunto guardiamo al presente pensando al futuro. Grazie Valfre, la parola adesso a Lo Bianco, Domenico Perracesi. Grazie, buongiorno a tutti. Io cercherò di non... cioè, mi unisco alla proposta, al progetto che ha presentato Micheleri, un progetto importante. In Europa si parla sempre poco, un'Europa unita, un'Europa solidale, un'Europa vicino alla gente. Credo che però per fare questo, un'Europa che negli ultimi anni, nell'ultimo secolo, ha vissuto due guerre mondiali, prima della crisi però ha portato pace, democrazia e benessere. Credo che questa crisi non è una crisi, ma sono le crisi che sta vivendo un po' l'Europa e il nostro paese. Io parto dalla crisi del 2009-2010, come si è manifestata attraverso una bolla speculativa immobiliare. Poi abbiamo avuto la crisi del 2011, dove con l'introduzione di quelli che erano i vincoli di bilancio, il fiscal compact, la crisi dei debiti, che ha portato e ha prodotto politiche di austerità. E oggi, dal 2012 a oggi, noi stiamo vivendo una crisi dei consumi. La crisi dei consumi che forse è la più pericolosa che sta vivendo l'Europa e il nostro paese, perché ha generato disoccupazione. La disoccupazione misura la fragilità di un paese. Il calo della domanda, c'è un problema di decrescita, c'è un problema di deflazione. Tutte cose che noi abbiamo ben presente e
di cui dobbiamo fare molta attenzione. E come abbiamo vissuto una finanza che ha preso il sopravvento su quella che è l'economia reale all'interno dell'Europa in questo momento. È chiaro che questa è una crisi, è le crisi nella crisi, dove ha generato anche un'insicurezza, un'insicurezza che è rabbia, rassegnazione, un'insicurezza rispetto anche a crisi di investimenti e crisi di sviluppo, che non dobbiamo tenere conto. Questa Europa oggi, alla luce di questo quadro, di fatto non sa rispondere a tutte queste, questa rappresentazione. Per quello ci uniamo sindacalmente, personalmente, rispetto a questo progetto, un progetto importante, ambizioso, dove è molto puntuale, attento e ha la sua compatibilità e sostenibilità anche con una proposta, anche con un approccio culturale diverso dal passato, che non è la cultura del dire ma è la cultura del fare. E credo che oggi un'Europa che non sa rispondere alle sfide che la disoccupazione giovanile, la disoccupazione, 27 milioni è un dato che fa tremare i polsi, la questione del lavoro precario, il lavoro sottopagato, e noi stiamo vivendo un'Europa dove il dumping sociale e il dumping contrattuale oggi è l'ordine del giorno, e noi su questa cosa qua costituire a livello europeo una carta dei diritti, uno statuto dei lavori, diventa una grande sfida che il sindacato, tutti gli attori oggi dovrebbero affrontare. Si diceva prima, è un'Europa che anche da un punto di vista demografico è un paese più longevo ma invecchia, e c'è il calo da un punto di vista di quello che sono le protezioni sociali quando parliamo di welfare. E poi c'è un aumento della povertà. Io l'ultimo dato l'ho solo dato alla provincia di Torino, lo dava il sindaco di Torino all'Agorà sociale che si è tenuto sabato mattino. 7% della popolazione oggi vive nella povertà assoluta, e questo è un dato che ci deve fare riflettere. Credo pertanto che questo piano straordinario, questo progetto rispetto a un modello di sviluppo sostenibile, rispetto a una democrazia partecipata che parte dal basso, come vincere le crisi, la disoccupazione, la questione dei debiti, lo sviluppo, gli investimenti, credo che debba diventare l'agenda politica di questo Parlamento. E credo che anche nella proposta, la proposta rispetto alla tassa sulle, sulle transazioni finanziarie, l'introduzione di una carbon tax, la questione sulle emissioni, sono tutte misure che veramente possono liberare risorse e dare quelle, e dare, rendere compatibile quel modello di sviluppo. Poi c'è un altro tema: quale modello di sviluppo sostenibile, economico, sociale, ma anche un modello di sviluppo che mette al centro la persona, perché c'è un forte bisogno in questo momento di mettere anche al centro quella che è la persona. È chiaro che il mercato oggi è lo strumento regolatorio di tutto quello che avviene all'interno dell'Europa, e allora tenere conto anche di questa cosa qua. Io credo che nei prossimi giorni, ne parlavo con i colleghi, lo diceva prima anche la mia collega, come sindacato, mi dice questo grande vertice a Roma europeo dei sindacati, credo che ci attiveremo per dare un contributo forte, da guardare il milione delle firme, perché non abbiamo più molto tempo, che abbiamo sentito i parlamentari, dove è ancora in una fase di interlocuzione, le risorse sono sempre meno, okay? Non sono sufficienti per garantire l'attuazione a quel progetto. Allora credo che una forte spinta dal basso è il sindacato, con le sue sedi, con le sue reti, con i suoi organismi, ci attiveremo anche in quelle che saranno poi iniziative che stiamo pianificando per affrontare un po' quella crisi, il tema di grande qualità, la riforma del mercato del lavoro. L'altra questione, e chiudo, credo anche che è fuorviante oggi parlare di modelli che vengono presentati in maniera molto difforme. Io credo che la situazione oggi rispetto alla sovranità dell'Europa o dei paesi è un tema molto, molto attento. Qualcuno diceva prima, il fiscal compact è anche un obiettivo di giustizia sociale, anche per quelle che saranno il futuro delle generazioni. Ma non si può non tenere conto che quando è stato costruito, quando è stato attuato questo, era un contesto dove la crisi non si teneva ancora conto. Pertanto elementi di flessibilità, di gradualità, affinché i paesi possano recuperare
quell'equilibrio di sostenibilità rispetto a quello che è una vera emergenza, credo che sia una cosa da monitorare attento. È chiaro che c'è una forte domanda di cambiamento, c'è grandi sfide che dobbiamo affrontare e credo che oggi noi abbiamo bisogno di un'Europa forte, unita e molto più coesa. Grazie. Grazie a te. E Domenico, la parola adesso a Francesco Lograsso, che rappresenta la UIL di Torino e Piemonte. Sì. Innanzitutto mi corre l'obbligo di portarvi il saluto del mio segretario generale Gianni Cortese, che non può essere qui con noi questa mattina, avrebbe voluto farlo, ma dovete sapere che noi siamo ancora sotto tornata congressuale, il sindacato svolge ancora i suoi riti di rappresentanza che vanno dai luoghi di lavoro sino alle forme più alte dei vertici sindacali. E vi porto anche il saluto della mia organizzazione, la UIL, che ha condiviso l'iniziativa promuovendo e partecipando attivamente alla raccolta di adesioni da parte dei cittadini all'iniziativa di definire un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione. Questa mattina infatti ho consegnato nelle mani della signora Borni alle prime schede contenenti le firme di cittadini torinesi da noi avvicinati e sensibilizzati all'occorrenza nei luoghi di lavoro. Venendo al tema in discussione, credo sia sotto gli occhi di tutti come dalla gravissima crisi economica e finanziaria che investe l'Europa e in particolare il nostro paese, nel quadro di questa crisi mondiale non si esce soltanto adottando misure di austerità, veniva ricordato, nessun paese può pensare di salvarsi da solo. La situazione nella quale ci troviamo oggi io ve la voglio ricordare perché è davvero drammatica. Abbiamo perso circa il 25% del nostro patrimonio produttivo e più di 1 milione di posti di lavoro. La disoccupazione giovanile tocca il 44,2%. La depressione economica ha ormai raggiunto il livello di deflazione. Tutto questo nonostante, per inciso, non si rinnovino ormai da 5 anni i contratti dei pubblici dipendenti e non si rivalutino le pensioni. Fra l'altro, in questo quadro, il nostro avanzo primario, cioè la differenza fra entrate e uscite al netto della spesa per interessi sul debito, presenta un saldo attivo, cioè un paese formalmente, se non si guarda il debito, sano. Ma il debito cresce e pensare che questo quadro economico finanziario di abbatterlo senza che cresca la ricchezza è del tutto irragionevole. Eppure nonostante tutto ciò si pensa di recuperare risorse attraverso il taglio delle pensioni e della spesa sanitaria. Inoltre il governo pensa di risolvere la grave crisi occupazionale ridimensionando le tutele dei lavoratori dipendenti, quasi oggi non ci fossero già abbastanza licenziamenti. Ricordiamo la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che è in discussione, però è proprio di oggi la notizia che i lavoratori non voglio entrare nel merito del perché, ma dell'Opera di Roma, sia gli orchestrali che i componenti, il coro, sono tutti licenziati. Quindi questo è un paese nel quale non è così difficile licenziare. E probabilmente bisognerebbe occuparsi di incentivare le assunzioni piuttosto che facilitare i licenziamenti in questo periodo. Il potere di acquisto dei salari e delle pensioni diminuisce, la pressione fiscale aumenta anche attraverso l'eduzione delle addizionali regionali e comunali. Pensando che la crescita possa passare attraverso l'abbassamento delle tutele e dei salari è un'idea quantomeno strana, che però, badate bene, aleggia non solo nella mente di chi governa oggi il nostro paese, ma anche in quella di autorevoli rappresentanti europei. Per intenderci, la direttiva Bolkestein, che indica come applicabili le normative nazionali del paese di provenienza in caso di appalti vinti da imprese straniere, seppur appartenenti alla UE, traccia la strada per un allineamento in basso dei salari e delle tutele dei lavoratori, creando un evidente effetto dumping, al quale i cittadini di un paese come la Svizzera hanno ritenuto di dover rispondere con l'approvazione di un referendum che porta al contingentamento dell'ingresso di manodopera straniera. Beh, questo è l'esempio che, se lasciati soli e senza strumenti, i cittadini si difendono anche con scelte sbagliate
però la cui adozione è da ascrivere a politiche sbagliate. Sembra che i cittadini della UE siano chiamati a rinunciare al loro modello di vita e di benessere per allinearlo a quello di paesi dove vigono meno tutele. Questo per fare fronte alla competizione internazionale, come se l'immenso mercato rappresentato invece dai cittadini e dai territori dei paesi aderenti alla UE non fosse più che sufficiente a garantire consumi e investimenti in grado di sostenere l'economia dell'Eurozona se alimentati e non depressi da scelte politiche sbagliate. Eppure tutti sono convinti che ridare respiro al mercato interno dei consumi rappresenterebbe l'inizio della soluzione. Non ritengo che si possa uscire da questa crisi, che possiamo definire politica e sociale, se non rafforzando l'integrazione delle istituzioni europee. La crisi nell'Eurozona non ha avuto inizio con la crisi greca, il cui PIL, fra l'altro, voglio rammentarvi, non è superiore per esempio a quello di una nostra regione come il Veneto, ma molto prima, quando è stata creata un'unione monetaria senza il supporto dell'unione economica e fiscale, nel contesto di un settore finanziario drogato da debiti e speculazioni. Certo, i debiti pubblici sono esplosi in questi ultimi 30 anni, anche a causa di cattive politiche nazionali. Ma in buona parte sono gli squilibri fra i paesi dell'Eurozona che hanno determinato la situazione attuale. I paesi più indebitati si sono trovati esposti alla speculazione. Quando i tassi di interesse sono superiori alla crescita del PIL, il debito è destinato ad autoalimentarsi. E in questa situazione c'è chi propone come ricetta i compiti a casa della signora Merkel, per intenderci, l'adozione di drastici piani di salvataggio, drastici tagli di spesa. Ma nella situazione attuale il taglio delle spese, ovviamente, non mi riferisco a quelle improduttive che da tempo avrebbero dovuto essere aggredite nel nostro paese, come l'evasione fiscale, così come le riforme strutturali che dovrebbero incidere sulla burocrazia, sulla riduzione delle stazioni appaltanti, sulla giustizia civile e penale. Ma dicevo, il taglio delle spese, nel tentativo di realizzare surplus di bilancio a copertura dei costi degli interessi sul debito, colpiscono soprattutto, come abbiamo visto, i salari, le pensioni, le spese sociali e gli investimenti pubblici, col risultato di condizionare negativamente il mercato interno e lo sviluppo. In questo quadro i singoli paesi sono soggetti alle tensioni speculative, pur godendo della medesima moneta e senza speranza di sviluppo. Le famiglie, quelle che ancora riescono a risparmiare anziché spendere, in un quadro di grandi incertezze sul futuro, preferiscono depositare i soldi in banca. Queste ultime, infatti, testimoniano di un aumento dei depositi. Ma le banche, per risanare i loro bilanci, limitano i crediti al settore privato. Così che il rilancio, la crescita, non può venire né dalla domanda di beni e servizi, né dagli investimenti privati, né dalla spesa pubblica. Ad aggravare tutto, particolarità italiana, il ritardato pagamento dei debiti contratti con i fornitori da parte della pubblica amministrazione, che aggrava la crisi di liquidità delle imprese. E così l'Unione Europea si trova a dover resistere a tendenze centrifughe e alla crescita dei populismi. È necessario risolvere anche la crisi di fiducia che si registra tra le istituzioni dell'Unione Europea e i suoi cittadini. E in questo quadro che riteniamo si debba collocare questa iniziativa, cui i cittadini europei sono chiamati ad aderire. Riteniamo debba essere rafforzato il legame fra rappresentanti ed elettori. Sarà nostra cura informare i cittadini circa le scelte del Parlamento europeo e della Commissione in riferimento a quanto richiesto con questa iniziativa. La stessa Confederazione europea dei sindacati, per favorire il rapporto tra strutture sindacali e territori, ha istituito ben 44 consigli sindacali interregionali che organizzano la cooperazione sindacale superando i confini dei singoli stati aderenti. Ciò di cui sto parlando è il sale della democrazia. Stiamo chiedendo di individuare risorse a carico del bilancio UE attraverso l'adozione di un prelievo fiscale europeo rivolto alle transazioni finanziarie, speculative in molti casi, alle emissioni di CO2 e, perché no, alle grandi ricchezze. In un paese civile è impensabile che si possano accumulare ricchezze tali da trasmettere ai propri eredi, i quali non avranno bisogno di lavorare.
in un paese civile, come dice la nostra Costituzione, se tutto è fondato sul lavoro. Queste risorse dovrebbero essere destinate a sovvenzionare lo sviluppo economico e sostenibile e l'occupazione. Le istituzioni europee dovranno garantire un giusto equilibrio di bilancio. La stimolazione dell'attività economica, le riforme strutturali e la coesione sociale, rammentando che nessuna decisione può essere presa senza legittimità democratica. È necessario offrire quindi ai cittadini europei una nuova prospettiva. La storia dovrebbe averci insegnato qualcosa. La guerra civile americana non fu combattuta tanto per la divergenza sulla tutela dei diritti degli afroamericani. Fu lo scontro tra il nord industriale ed il sud all'economia agricola determinata. Ora, fatti i debiti paragoni, noi non vogliamo che quella storia si ripeta, seppur in un contesto diverso. Bene, mi sembra che non dubitavo, non dubitavamo nessuno di noi, che ci sia negli interventi dei rappresentanti del sindacato una coincidenza di analisi e una convergenza sulla proposta, non ne avrei mai dubitato. Ho notato con piacere anche questa sottolineatura di una presa di responsabilità. Se dice deve avere un impatto, deve riuscire, lo sosteniamo con un movimento d'opinione, e qui siamo anche per fare questo, ma anche con le firme, eccetera. Quindi io, con permesso, di ringrazio i sindacati del loro impegno, però li chiamiamo a tradurlo in fatti efficaci. Ci mancano pochi mesi per concludere. Ripeto, se anche Ricci non arrivasse al suo risultato, sarebbe certamente, avrebbe comunque contribuito a animare un dibattito, una proposta, però sarebbe un segno che questo processo dal basso, guardate che o lo mettiamo in moto, o quelli che stanno in atto non faranno finta di grazie ancora. Adesso abbiamo altri amici che rappresentano associazioni che hanno sostenuto e sostengono Ricci e che sono con noi e quali chiedo. Allora, la parola a Roberto Santoro, che rappresenta le Alpi, ma qui è stato anche presidente regionale e provinciale. Sono attualmente presidente provinciale, non regionale. Sì, rappresento a questo tavolo le ACLI e la Federazione ACLI Internazionali, vi porto i saluti del delegato della Presidenza Michele Consiglio, torinese, e quindi insieme abbiamo valutato che fosse opportuna la presenza mia come delegato dell'unità territoriale, ma con uno sguardo nazionale. Sono state dette moltissime cose e molto interessanti, quindi io lascerei un attimo lo sguardo generale per provare, sul quale però dopo vorrò dire qualcosa, per provare a rappresentarvi il senso che secondo noi ha per un'associazione di promozione sociale come le ACLI partecipare a questo percorso e allo stesso tempo rappresentarvi le difficoltà che stiamo rilevando proprio nella raccolta firme come percorso concreto, ma nella costruzione di un